Io penso proprio che quell'intuizione di Marco Pannella, del partito, tra l'altro proprio diciamo, lo ricordiamo no? Nell'anniversario della morte di Marco, credo fosse un'intuizione straordinaria e credo sia il limite dell'Europa come si è realizzata fino ad oggi. L'Europa fino ad oggi è stata non una nazione. E io credo che questo sia positivo, io credo che gli stati nazionali siano un fatto superato, però è stata in realtà prevalentemente un contenitore economico. Non è riuscita a fare quel salto di qualità politico. Ha fatto un piccolo passaggio in questa direzione con l'elezione dei parlamentari europei, che finalmente in maniera diretta da parte dei cittadini, quindi il Parlamento europeo oggi è un organismo politico, però il fatto che il Parlamento europeo non esprima una fiducia a un governo, che non esista un governo europeo, ma esista sostanzialmente una commissione che è espressione dei paesi Un governo europei, quindi un esecutivo comunque governo ha dei limiti. con dei limiti, credo sia il suo grande problema. E è chiaro che dirlo oggi da italiano è particolarmente vero, perché quello che si sta realizzando, poi vedremo che se si trasformerà davvero in un governo, io credo di sì, ma non lo sappiamo, ma anche se non si trasformerà in un governo, comunque c'è, diciamo, una coinè, c'è una idea forte, prevalente in Italia, di un bisogno di un ritorno a un sovranismo, a un nazionalismo, perché illusorio, perché le risposte che i cittadini cercano non possono trovare risposta nella dimensione nazionale, ma siccome l'Europa non è stata in grado di dare quella risposta, e quando si dice l'Europa bisogna dire bene chi, cioè gli stati europei, le nazioni europee Marco che hanno Pannella diceva avuto. sempre gli Stati Uniti d'Europa, cioè nel Certo. concetto politico. Quello è il passaggio da fare e devo dire per fortuna finalmente il mio partito, il Partito Democratico, in queste elezioni ha inserito nel programma gli Stati Uniti d'Europa, ma lo hanno inserito anche altre liste ad Ma hoc. quelli che hanno vinto no, sono anti-europei. Infatti invece purtroppo sta vincendo questa illusoria che una maggior forza degli Stati nazionali possa rispondere a quei bisogni che invece hanno bisogno di una risposta europea. Se noi oggi pensiamo ai diritti dei lavoratori e alle tutele e alla giustizia, all'equità nel campo del lavoro, solo una dimensione europea può dare questo tipo di risposte, ad esempio, ma pensiamo anche ad altre dimensioni economiche o alla questione dei diritti umani e della difesa dei diritti umani in tutto il mondo. In questo senso a me colpisce, fa piacere e da un lato preoccupa, poi dirò un secondo solo perché, questa spinta del popolo albanese verso l'Europa, che ho già visto in altri popoli. Ma comunque, come diciamo la società albanese, non credo, poiché basta andare in Serbia, troverai una società anglofona e non una società italofona, basta andare Certo. ovunque e trovi. No, dico che ad esempio l'Italia è stato un paese fortemente europeista, fortemente europeista. Io ero bambino quando i nostri comuni amavano deliberare di scrivere Comune d'Europa fuori. E l'hanno dimostrato anche a Sofia, nell'ultimo summit. Assolutamente, Il governo però. Gentiloni comunque. Eh sì, però il governo, ma quell'afflato popolare verso l'Europa, che in Italia era molto forte negli anni 80, negli anni 90, si sta perdendo. Allora, il problema è che le nazioni europee rischiano di deludere i loro popoli nella spinta europeista. Noi non dobbiamo fare questo errore con l'Albania. Io credo che oggi questo afflato popolare, albanese e anche il tipo di società albanese, quindi una società multietnica, multireligiosa, una società dove esiste un Islam europeo. Pensiamo oggi quanto sarebbe Ma anche uno Stato strategico. fondato nelle fondamenti sue, il laicismo è la base, no? Assolutamente con una presenza islamica. Quindi pensiamo oggi nella dimensione della presenza islamica in Europa, islamica di storie diverse, che Sì, deriva quelle dal Medio d'Austria. Oriente, non, però come invece l'Islam Di qui. europeo, quello dei Balcani, può diventare uno Di strumento di dialogo integrazione per dire integrativo. che Europa e Islam non sono due cose che devono stare per forza separate, c'è un pezzo di storia islamica europea e i Balcani sono da questo punto di vista il cuore dell'Europa, certo un cuore a volte sofferente, ma il cuore, se l'Europa, è monca dei Balcani, non è l'Europa. Giusto.
E io credo che questo, oggi l'Albania sia sicuramente il paese più avanzato, questo rispondendo all'Europa. E aggiungo che per l'Italia questo è ancora più vero, perché le nostre relazioni, ma la nostra storia comune, noi siamo qui anche per questo, per ricordare alcuni aspetti di una storia comune, non ultima una figura come, straordinaria come quella di Antonio Gramsci e le sue origini antiche albanesi. Quindi questa storia comune che è passata attraverso anche essere parti di stati transnazionali comuni, quello della Repubblica di Venezia, quello di Bisanzio, ci sono stati già delle esperienze, no? Che hanno visto insieme parti territoriali dell'Italia e dell'Albania. Io credo, e quindi lo dico in conclusione, credo che quest'idea di una nuova forma transnazionale sia davvero la risposta al futuro. La dico così: oggi la democrazia è in crisi in tutto l'Occidente. Dovremmo dire che quello che è in crisi è la democrazia degli stati nazionali, e dovremmo dire che forse per rilanciarla dobbiamo finalmente fare il passaggio della democrazia transnazionale. Dunque possiamo definirti un ottimista del futuro europeo, e lo sta dicendo da Tirana, anche un futuro più europeo anche per Tirana, no? Allora, anche qui nella vulgata della citazione gramsciana del pessimismo della ragione e dell'ottimismo della volontà, credo che sia perfetta per questa situazione. Cioè, se guardiamo, se analizziamo lo stato delle cose, dobbiamo essere pessimisti, perché oggi la situazione non è buona. Come dice Celentano. Assolutamente. Ma noi siamo politici, e il politico non osserva la situazione, il politico lavora per cambiarla, e noi siamo convinti che ci sia una strada, che ci debba essere una strada e che ci si possa